Ehi, combattenti! Roberto Benigni, canta l'elenco di Berlusconi, vieni via con me, aggiunto 4 giorni fa da tempi scaduti, visualizzazioni 162.117. Dice, tutti i commenti 320, dice, rispondi a questo video. Ecco, vabbè, al video e anche ai commenti, naturalmente, le piove ai commenti. Ecco, vedi, ma che sta lì? Ecco, dice, la cirecremia da Grottaglia. Dice, privata cittadina, vietato nominarla, dice, solo io posso. Cirecremia da Grottaglia, regina. Dice, lo hai sempre stata. Dice, quel cazzo di napoletano. Dice, non serve a niente. Dice, ma i suoi bolli valgono. Dice, metta sto cazzo di timbro e poi se ne panna anche a fanculo. Ecco, il governo del fare. E dice ancora, dice, c'è un certo Jank 32 che dice, il negozio di via Lorenteggio 30, legalmente di proprietà del Vailand Gas Impianti S.P.A. Il Giambellino 56 di proprietà del ristorante, dice il Giambellino, quello che si mangia con le mani, sta tutto scritto negli atti. Dice, io sono andato a mangiare al Giambellino, si mangia bene. Risposta, dice, pubblicare gli atti, dare luce ai togati, agli avvocati, ai notai, agli amministratori, agli acquirenti. Dice, ma perché si nascondono? Timidezza, che vergineoli, dice, ci vogliono i caschi blu dell'ONU, vabbè. E poi dice ancora, i figli, vedi? Dice, i miei figli sono i trovatelli d'Italia. Dice, li mantengo a distanza. Dice, me ne vorrei liberare, ma non li vuole nessuno, nemmeno la Minetti Alessandra. Dice, eppure sono tutti figli di Mubarak. Ma tra i figli di Mubarak anche Coifano. Sì, sì, lo adotta la Polverini Renata. Ah, dice, il negozio di Lorenteggio, che cos'è il negozio di via Lorenteggio? Tritta, dice, tomba dei faraoni d'Italia. Però, poi c'è uno che dice, un certo Simo 2805 dice, cosa c'è da dire su Benigni? Dice, l'ennesima dimostrazione che è un genio. Ma dove si vede? Ah, vabbè, c'è la risposta, dice, se Benigni è un genio, Berlusconi pure. Vabbè, diciamo che sono super geni tutti e due, no? Vabbè, dice, che lotta, dice, fra grulli. Dedì aveva detto, dice, ma chi è quel coso? Benigni? Dice, ecco, dice, perché Berlusconi spadroneggia. Dice, chi è quel coso? Benigni? Dice, ecco perché Berlusconi spadroneggia. Arriva un vomitevole, dice, Dedì è uno struzzo. Berlusconi e quello risponde con altre domande, ma risponde alle domande, caprone. Roberto Benigni canta l'elenco di Berlusconi, vieni via con me. Ma che cazzo ci vuole venire con te? Piuttosto ma mezzo che venire con te. Ce l'ho detto, ha detto di Dima che sta a dire, ha detto, ma piuttosto che venire via con te, dice, piuttosto ma mezzo. E poi dice, ma questo è proprio fissato, o Benigni, no? Dice di no, ma fa Roberto. Dice, come il noto, ignoto, pacolla. Dice, ho detto tutto. C'è qualche altra cosa? Qui c'è uno che dice, informatevi, dice, il pensiero di Beppe Grillo e Marco Travaglio, informatevi, che? Dice Didì, ci dobbiamo informare tramite il Grillo, il Travaglio, eccetera. Saviano, Fazio, Santoro, questi qua?
Sì, vabbè. C'è qualche altra cosa, c'è qualche altra cosa. Dici, ce n'è uno che dice. Ce n'è uno che dice, dice, al Parlamento dice non se ne salva uno. Tutti, dice, corrotti e ciarlatani, dice, hanno troppo potere e troppi soldi. Ma che sta rispastire, dice, fuori dal Parlamento invece, dice, sono tutti onesti. Ad esempio, i questori sono onesti, i togati sono onesti, gli avvocati sono onesti, i giornalisti sono onesti, i notai sono onesti, gli amministratori condominiali sono onesti, le portinaie cagoglioni sono oneste, eccetera, eccetera, eccetera. I figli unici sono onesti, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ma forse non c'è più niente, non c'è più niente. Chiudiamo qui, ripetiamo il titolo. Roberto Benigni canta l'elenco di Berlusconi. Ma perché canta sempre gli altri? Ma canta l'elenco tuo, dell'immortanzi tuo. Ma sembra questo cazzo di Berlusconi. Ma si vede che Berlusconi gli paga per fargli pubblicità. Dici, ah, vieni via con me. Che? Tu ci vuoi andare con Benigni? Ha detto, ma piuttosto mi ammazzo. Vabbè. Dici, inno d'Italia? Se c'è spazio, mettiamo inno d'Italia. Poliziotti, venitali, con licenza di uccidere. Regalata dall'Italia di bamboli, con la testa delegata nell'angolo di una casa senza luce nel bambole. Casa d'inghe, vedi in Italia, i rapiti da muscoli, comandati dalle teste scortevoli. Senza amori ma in fregola, per la gioia di sentirsi che ho padrone. Avvocati, medini, tali, regolati dai codici. Codicilli, richiamati applicabili a favore del più forte dei pugili. Magistrati, hanno l'occhio disattento e insensibile sui problemi senza paga politica. Presidenti, medi in Italia, sono i denti blandiscono, la favola controcanto per coprire la frivola volontà di salire e morire. Candidati, made in Italy, a servizio del popolo, dei banditi, in divisa che pittura.
cercano dei canditi in cravatta che infamano, sanno ma non ne parlano gli obili. Della mamma degli ortaggi dell'ortolo, se carote, melanzane e cocomeri, sono d'accordo, i microfoni si spengono.